Benvenuti in un nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast. Io sono Tiziano. E io sono Francesco. Immergiamoci. Mettiti il boccaglio, Beppe. E andiamo in immersione. Immergiamoci. Come detto prima, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi purtroppo Ale non ci sarà, però verrà sostituito benissimo da Francesco. Ale, vabbè, non stiamo qua a raccontare i problemi. Lui è un ragazzo veramente molto studioso e perciò deve fare i suoi doveri, deve fare i suoi doveri. E quindi siamo noi a commentare la settimana di oggi. Quindi, Franz, di che parliamo questa settimana? Allora, vabbè, come ogni episodio dell'Infra Podcast, dedicheremo ampio spazio alle coppe europee, quindi Champions League, Europa League e Conference League, e poi parleremo anche delle panchine delle grandi squadre europee che si stanno muovendo in questo periodo, due in particolare, ovvero il Tottenham, che ha esonerato Nuno Espirito Santo e ingaggiato Antonio Conte, e il Barcellona, che sembra veramente vicino all'intesa per portare Xavi al Barcellona, dopo che la settimana scorsa era stato esonerato Koeman. Bene, direi di cominciare con la Champions League, la competizione più importante alla fine, e iniziamo parlando un po' dei big match che si sono visti. Allora, io comincerei dalle italiane. Vediamo Juventus 4-2 Zenit. Franz, che ne pensi? La Juventus ha fatto una buona partita, l'ha praticamente... cioè nel primo tempo erano passati in vantaggio, poi l'autogol di Bonucci poteva mettere un po' i bastoni tra le ruote alla Juve, considerato anche il periodo, però poi nel secondo tempo sono riusciti a trovare tre gol in pochi minuti, portare la partita su 4-1. Poi Azmoun dello Zenit ha fatto il gol del 2-4, ma ormai era troppo tardi per lo Zenit per recuperare. La Juve così ha anche passato ufficialmente il girone. Se batteranno il Chelsea la prossima giornata, lo passeranno anche come primi. Sì, io di questo match devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso dalla Juventus, perché ho visto una squadra differente da quella che si vedeva in campionato, che tutti abbiamo visto in campionato. Una squadra che gioca anche molto bene. Certo, lo Zenit lasciava anche spazio, però lo Zenit non è una pessima squadra. Comunque, grande prestazione anche di Dybala, di Chiesa soprattutto, che veramente non saprei scegliere chi dei due è il man of the match. Però secondo me questa Juve ha qualche problema comunque in difesa, perché prendere due gol in quel modo non è accettabile. Questa è una partita che poteva finire 4-0, perché le occasioni della Zenit erano veramente due. Vediamo un altro big match delle italiane. Atalanta 2, Manchester United 2. Che dire? Ronaldo fa perdere altri punti all'Atalanta. Sì, più che fa perdere punti all'Atalanta, non fa esonerare Solskjaer. Cioè, Ronaldo, dopo la doppietta all'Old Trafford, che ha fatto vincere 3-2 in rimonta lo United, adesso recupera, sempre qua, fa due gol e recupera al 91esimo l'Atalanta, che stava vincendo 2-1. Che dire, è un'Atalanta stupenda, però che non riesce a gestire le situazioni di vantaggio. Sì, esatto, ma poi va anche detto che la giocata di Ronaldo sul 2-2 comunque, ma anche il gol del momentaneo 1-1 di Ronaldo sono sempre dei bei gol, perché si sa che campioni come Ronaldo possono tirare gol fuori da un momento all'altro e in qualunque maniera, quindi diciamo che le colpe dell'Atalanta per questo risultato sono veramente poche. E poi comunque pareggiare con lo United non è mai poco, perché lo United quest'anno è una squadra molto forte, anche se sta passando delle difficoltà. No, certo, però comunque peccato, perché sono tre punti buttati, ovviamente. Poi Ronaldo, quel gol al volo che ha fatto, il secondo, è un gol da fenomeno. Veramente pochi giocatori possono fare un gol così e essere così freddi sotto porta alla fine, perché ha tirato fuori un gol pazzesco. E veniamo a un altro match e parliamo del Milan-Porto. Milan che continua ad avere difficoltà in Europa. Molte difficoltà, molte difficoltà.
Era arrivato anche il gol del 2-1, però poi viene annullato per fuorigioco di Ibrahimovic, che appunto l'aveva messa dentro da due passi. E un Milan che in campionato sprinta, perché assieme al Napoli è imprendibile per le altre, però non riesce ad abituarsi a questa Champions. Forse dopo 7 anni di assenza potrebbe essere che non siano più ovviamente abituati. Perché io non vedo grandi colpe né di giocatori né dell'allenatore, però qualcosa manca in questa Champions, che vediamo benissimo come in Champions ci siano sempre risultati molto molto particolari, perché le partite appunto non sono giocate, cioè è come se si azzerasse il gap tecnico fra le squadre. Sì, anche potrebbe essere dovuto anche al fatto dell'inesperienza di alcuni giocatori del Milan, cioè comunque i giocatori del Milan che hanno disputato la Champions League con molta frequenza in squadra sono solamente alla fine Giroud, Ibrahimovic, anche Kier ha fatto qualche anno di Champions prima del Milan, ma comunque sono pochi nomi, gli altri erano praticamente tutti o all'esordio oppure comunque alla seconda o terza stagione in Champions League, quindi può essere anche un fatto di inesperienza. Anche per Pioli stesso, era il primo anno in Champions League da allenatore, Champions League che lui da giocatore ha vinto quando era alla Juventus, verso la fine degli anni 80, se non ricordo male. Tra l'altro, comunque una partita non si può dire brutta del Milan come all'andata a Porto, però manca il gol, manca un altro gol per portarsi in vantaggio. Quindi dispiace per questo Milan, ma si sta facendo veramente molto molto difficile la situazione qualificazione al momento. Dovrebbero arrivare due grandissime vittorie con Atletico Madrid e con Liverpool. È dura, è molto dura. Veniamo all'ultima delle italiane, ovvero l'Inter, che si impone in Moldavia con una grandissima prestazione per 3-1 contro lo Sheriff. E tre gol, uno di Brozovic, uno di Skriniar, uno di Sanchez e poi il gol nel recupero al 91esimo di Adama Traoré. Ovviamente questo dello Sheriff, non quello del Wolverhampton. E grandissima partita dell'Inter, soprattutto anche dei bellissimi gol, un bellissimo gol di Brozovic. Tra l'altro Barella è ormai diventato famoso, la sua immagine di lui che si abbassa per non deviare il tiro di Brozovic, e diciamo che questo centrocampo Barella-Brozovic sta funzionando alla grande. Sì, sono d'accordo con te. Non ho tanto da aggiungere per quello che riguarda la classifica per l'Inter, questa vittoria è di fondamentale importanza. Infatti, adesso i nerazzurri sono secondi in classifica a più uno sullo Sheriff stesso. Poi al quarto posto troviamo lo Shakhtar, che ormai è, possiamo dire, eliminato sia dalla Champions che dall'Europa League, perché allo Sheriff basta fare un altro punto per qualificarsi. Per essere sicuro almeno di fare Europa League. Poi abbiamo il Real Madrid, primo a 9 punti, in questo girone molto equilibrato, e vedremo chi la spunterà. Se vogliamo parlare di altri big match, c'è stato Lipsia Paris Saint-Germain, e qua si può aprire una parentesi enorme sul Paris Saint-Germain. Cioè, cosa fa questo Paris Saint-Germain con quella squadra che ha? Non riesce a vincere con Lipsia, che per l'amor di Dio è una grande squadra, però quando va in campo con quella formazione, tra l'altro doppietta di Wijnaldum, che fa la sua prima doppietta per questa squadra. Però questo Parì non convince. Può vincere la Liga, anzi la vincerà sicuramente, però qua non convince. Dimmi tu, Franz, cosa ne pensi? Ma comunque c'è stata una partita che alla fine, cioè il Lipsia ha trovato il pareggio al 92esimo, quindi sì, ok, comunque il Paris Saint-Germain fino al 92esimo la stava vincendo, poi vabbè, è stata pareggiata, comunque sono primi nel girone, no, secondi nel girone con 8 punti. Il Lipsia è ultimo a un punto, abbastanza strano anche vedere il Lipsia così in basso che è matematicamente fuori dalla Champions. Nonostante questo pareggio, e non ho tanto da aggiungere, altre al fatto che Donnarumma ha anche parato un calcio di rigore, quindi complimenti al portiere della nostra nazionale, ma Ma io ho visto una cosa abbastanza. Cioè, io ho visto un po' anche dai commenti della partita,
un Paris che ha Neymar e Mbappé lì davanti, che per tutta la partita sono scomparsi, scomparsi, non li vedevi neanche, perché Neymar puntava tanto su giocare da solo e quindi si è annullato praticamente. Mbappé inesistente e quindi una squadra che non gira, una squadra che ha grandissime individualità, però che non riesce ad affermarsi pienamente. E tra l'altro sappiamo anche della faccenda Ramos che pensa, parlavamo l'altra volta con Ale nell'ultimo episodio, che stanno pensando insomma di rescindere il contratto perché è veramente oneroso. E io dico che questo Parì o impara a giocare da squadra oppure non va da nessuna parte. Per esempio una squadra come il Bayern Monaco io la vedo molto più pronta per vincere la Champions League. Sì, assolutamente, Bayern Monaco, macchina da gol, ha battuto il Benfica 5-2, poi vabbè, Lewandowski ormai non ha più bisogno di nessuna presentazione, è veramente una macchina da guerra. Infatti, il pallone d'oro quest'anno se lo giocheranno Lewandowski, Messi e Jorginho. Secondo me, cioè, a parte che i leak là dicevano, cioè, quello spoiler che c'è stato diceva Lewandowski, ma io sono sicuro che sia vero e che vinca Lewandowski perché è totalmente meritato per i 2 anni che ha fatto. Tra l'altro, riagganciandoci a Lewandowski e al Bayern che vince 5-2 col Benfica, partita senza storia, tripletta come hai detto tu, una squadra che sembra essere tornata quella di 2 anni fa che vinse la Champions. Che l'altro anno invece non è che aveva fatto tutta questa cosa. Il campionato è sempre dominato, però quando hai un attaccante come Lewandowski è difficile che non te la butti dentro e quindi è sicuramente un'arma in più. Poi vediamo Liverpool-Atletico, viene fuori una partita che si chiude nei primi 20 minuti con gol di Jota e di Mané. Atletico che dimostra insomma la sua, insomma, di non essere a livello del Liverpool. E infatti l'Atletico già col Milan si era visto non una grande squadra, ha vinto di fortuna per un rigore molto discusso e per un gran gol di Griezmann e per un'espulsione nel primo tempo di Kessié. Quindi è una squadra insomma che anche prende un rosso, quindi insomma non riesce mai per nessuna parte della partita a star dietro al Liverpool. Liverpool veramente. Sì, e non dimentichiamoci che il Porto è anche davanti in classifica rispetto all'Atletico, quindi l'Atletico al momento è anche fuori Sì, dalla ma potrebbe Champions, benissimo uscire. dovesse finire così. Potrebbe benissimo uscire. Potrebbe arrivare anche quarto, cioè se il Milan dovesse batterli, la situazione si potrebbe anche modificare del tutto in questa classifica. Beh, penso che non ci siano, diciamo, altri big match. Tranne, vabbè, Borussia Dortmund, Ajax vince stravince l'Ajax come l'ha andata 3-1. Però possiamo passare all'Europa. E Wolfsburg-Salisburgo. Wolfsburg-Salisburgo Vabbè, e Siviglia-Lille, partitoni. grandissimi match, insomma, vabbè, Wolfsburg che vince 2-1. Insomma, qual era l'altra che hai detto? Siviglia-Lille. Ecco, Siviglia-Lille, si sì, vince il Lille che ultimamente non sta facendo un granché neanche in campionato, si trova abbastanza sotto in campionato francese. E tra l'altro una squadra che mi sta stupendo abbastanza è lo Sporting, che vince 4-0 col Besiktas e sta facendo veramente, veramente, veramente una grande Champions League. Certo, gli è capitato anche un girone facile, però sono terzi ora nel girone con 2 grosse vittorie sul Besiktas. Cioè, mi aspettavo l'oro quarti invece che il Besiktas. Adesso se la giocano col Borussia Dortmund. Non me l'aspettavo, sinceramente. Sì, comunque, complimenti a loro, si sono qualificati vincendo il campionato portoghese l'anno scorso e vedremo se riusciranno a passare questo girone. Comunque, Champions League del Besiktas totalmente deludente, 0 punti, 2 gol fatti, 12 gol subiti, veramente al di sotto delle minime aspettative che potevano essere come minimo un terzo posto in questo girone, invece adesso si ritrovano già tagliati fuori da qualunque obiettivo. Quindi passiamo all'Europa League, dove vediamo due italiani impegnati. Anzi, sì, due italiane impegnate. Legia Varsavia Napoli finisce con una, possiamo dire, goleada del Napoli 4-1 in Polonia. Grandissima partita, 2 rigori e dopo la chiudono Lozano e Unas.
E tra l'altro Varsavia che era andato in vantaggio all'inizio, comunque una squadra del Varsavia che non può reggere a livello tecnico questo Napoli che fa 27 tiri, di cui 11 in porta, loro solamente 6, uno in porta. Veramente troppo divario fra le due squadre, giusto così. Franz, che ne pensi? Anche possesso palla 70-30%. Sì, alla fine il Napoli ha dominato totalmente la partita, anche nel primo tempo, dopo aver un po' subito il colpo dell'1-0, sono andati subito a cercare il gol del pareggio che poi è arrivato nel secondo tempo sul rigore di Zielinski. Comunque, la partita poteva assumere tutta un'altra piega all'inizio della ripresa quando il Legia Varsavia ha preso un palo in area di rigore, quello sarebbe stato il gol del 2-0 e forse lì la situazione sarebbe cambiata. Comunque, una cosa che vorrei aggiungere, quando è entrato Mertens al 73esimo, Mertens nel giro di 2 minuti prima ha segnato il gol del vantaggio e poi ha fatto il passaggio, un bel passaggio a Petagna che poi ha fatto assist a Lozano, quindi Mertens è entrato e ha cambiato totalmente la partita. Poi da sottolineare anche il gol di Unas che se la sposta. Se la sposta in modo da poter tirare al volo anche quello un bel gol al 90esimo. Che altro dire? Il Napoli si conferma al primo posto del girone anche perché il Leicester ha pareggiato, quindi al momento il Napoli è primo, il Legia secondo, Leicester terzo e Spartak quarto. Vabbè, penso che per il Napoli sia abbastanza fatta. Invece non è per niente fatta per un'altra italiana, ovvero la Lazio. È una Lazio che quest'anno convince, non convince, convince a tratti. 2-2, Altalenante. sì, molto altalenante, molto altalenante, molto discontinua. 2-2 col Marsiglia, vinceva 2-1, si è fatta riprendere verso la fine. Tutti i titolari, quindi la squadra è quella. Non so che dire. La partita non l'ho vista, però le statistiche parlano chiaro, parlano di una partita giocata dal Marsiglia e non dalla Lazio. Quasi 70% a 30 di possesso palla. Molti praticamente 4 volte tanti i tiri della Lazio, 20 tiri. Sì, va bene questo pareggio, possiamo dire, in Francia, tra l'altro un avversario difficile, un campo difficile, però ora la Lazio si trova in una situazione un po' così perché nel suo girone, nel gruppo E, è seconda solo a un punto dal Marsiglia. Ora hanno Lokomotiv, che non dovrebbe essere un problema, ma è tutto un dire, e poi Galatasaray, che invece secondo me sarà proprio il problema principale. Se l'Olympique Marsiglia dovesse vincere col Galatasaray, ecco lì sarebbe un bel problema. Sì, un girone equilibratissimo questo, veramente tra i gironi più equilibrati dell'Europa League. La prossima, la Lazio la giocherà come hai detto tu contro la Lokomotiv Mosca. È comunque l'avversario, si può dire, più facile del girone, però comunque è una trasferta a Mosca, quindi non è molto agevole una trasferta a Mosca a metà, cioè a fine novembre. Poi la partita contro il Galatasaray probabilmente sarà quella decisiva per capire se la Lazio passerà come prima, se farà il preliminare come seconda oppure se andrà a giocarsi le sue possibilità in Conference League. Se la Lazio dovesse vincere a Mosca contro la Lokomotiv e poi l'Olympique dovesse perdere con il Galatasaray, sarebbero automaticamente Qualificati, sì, però qualificati, sì. poi con il Galatasaray si dovrebbero, contro il Galatasaray si giocano il primo posto del girone, che varrebbe ottavi di finale, senza passare per il preliminare che si gioca contro le terze della Champions. Io credo che se dovessero arrivare così alla fine proprio, penso che la Lazio la spunterebbe perché è una squadra più forte tecnicamente, semplicemente è molto discontinua. Quindi passiamo all'ultima delle competizioni, ovvero parliamo della Conference League, che ormai è diventata proprio routine. Partite interessanti non ci sono se non quelle del Tottenham e quella della Roma. Roma 2, Bodø/Glimt 2. In tutto il risultato fra andata e ritorno è 8-3 per il Bodø/Glimt. Sì, per il Bodø/Glimt e non per la Roma.
È una partita giocata sì dalla Roma, però il Bodo Glimt che si porta a casa questo punto importantissimo e si porta a casa soprattutto, mantiene la prima posizione nel girone. È veramente una bellissima realtà questo Bodo Glimt che gioca molto bene. È una Roma che secondo me anche oggi non credo possa essere definita sufficiente, perché con questa squadra andare a Roma all'Olimpico a pareggiare col Bodo, secondo me qui doveva arrivare una vittoria, ma doveva essere una cosa scontata. E poi ci sono stati due episodi, due rigori dubbi che ora lasciamo da parte, però comunque sì, infatti, comunque questa partita come quella dell'andata doveva essere vinta. Mourinho oggi ha preferito anche schierare praticamente tutta la formazione titolare, a parte un paio di cambi, ad esempio Cristante ha fatto il difensore centrale, e Ibañez invece è stato messo a sinistra, poi ha giocato Darboux a centrocampo, ma per il resto abbiamo la formazione che tendenzialmente è quella titolare. Forse il Bodo Glimt è stato molto aiutato anche dall'entusiasmo, l'entusiasmo che si portava avanti dalla gara di andata vinta per 6-1. Allo stesso tempo la Roma magari poteva avere ancora un po' di timore, magari paura di poter fare un'altra figuraccia come quella che è stata fatta l'andata. Alla fine diciamo che in parte a fare la figuraccia ci sono riusciti, anche se comunque non è una figuraccia di grande livello, perché comunque un pareggio e la Roma rimane in piena corsa per il passaggio del turno, non ha compromesso nulla. Ma no, io sono sicuro che lo passeranno il turno, però insomma non è il massimo. Una Roma che era partita molto molto bene in campionato e ora sta dimostrando i suoi limiti ancora. Nonostante Mourinho, nonostante gli acquisti, sta dimostrando i suoi limiti. Vediamo l'ultima partita che analizzeremo della Conference League, Tottenham-Vitesse. Un macello questa partita. 3 gol nei primi 28 minuti per il Tottenham, che poi viene ripreso al 32esimo e al 39esimo da 2 gol, 3-2. Quando il Vitesse sembra poter giocare, appunto, perché ricordiamo che il Vitesse in Olanda ha vinto 1-0 col Tottenham, quando il Vitesse sembra poter riprendere la partita, arriva un'espulsione incredibile per Cristian Romero, ex Atalanta, e il Vitesse spinge per tutta la partita, ma poi arrivano 2 rossi all'80esimo e 84esimo. La partita si chiude così, 10 contro 9, vittoria del Tottenham. Sì, comunque una partita abbastanza equilibrata, perché il Vitesse dopo i 2 gol che ha trovato fiducia e allora ha provato a portarla a casa, anche perché una vittoria, diciamo, una vittoria o un pareggio del Vitesse avrebbe messo una situazione per gli olandesi molto positiva per quello che riguarda il girone, mentre invece adesso si trovano terzi dietro il Tottenham e a meno 4 al primo posto, quindi per il Vitesse la situazione si complica abbastanza. Quindi buona la prima per Conte e noi veniamo alle notizie, vai Franz. Partiamo proprio da Conte. Esatto, sì, vai. Va, cosa dire, questa settimana, all'inizio della settimana, il Tottenham ha deciso di cambiare allenatore, esonerando Nuno Espirito Santo dopo appena 10 partite dal suo arrivo e anche un inizio che, cioè, le prime 4 partite del campionato sono state tutte vinte, poi il Tottenham ha iniziato a dimostrare i suoi limiti ed è arrivata una sola vittoria e sono arrivate 5 sconfitte, da qui la scelta di arrivare all'esonero di Nuno Espirito Santo, che comunque rimane a mio modo di vedere un buon allenatore. Al suo posto il Tottenham miglior sostituto non poteva prendere, perché hanno preso il miglior allenatore sulla piazza, ovvero Antonio Conte, che quest'estate aveva rifiutato il Tottenham proprio per dei problemi di progetto, si pensava in passato, ma poi lui quando si è presentato col Tottenham ha detto che aveva rifiutato perché era ancora troppo emotivamente coinvolto dall'addio all'Inter. Poi se chi dice la verità non lo possiamo sapere e non vogliamo entrare in merito, però comunque resta il fatto che il Tottenham ha preso il miglior allenatore che poteva prendere, contratto di 1 anno e mezzo per lui, e secondo me Conte può avviare un buon ciclo per il Tottenham che può portare a vincere anche molto presto, visto la caratura della rosa.
Beh, allora, se parliamo di vincere quest'anno, io credo di no. Quest'anno no, sia chiaro, prossimo anno, magari okay, arrivare okay. in Champions quest'anno o anche in Europa League, ma vincere quest'anno forse soltanto la Coppa di Lega oppure la FA Cup. Già sappiamo che in Serie A il cammino per arrivare in Champions, le prime quattro per andare che vanno in Champions, è sempre una lotta, è sempre una lotta. Ma in Premier League è un livello ancora superiore, perché troviamo squadre fortissime, troviamo veramente delle squadre fortissime. Adesso come le più forti sono Chelsea, Liverpool, Manchester City, West Ham, Manchester United, Arsenal che si aggiunge alla lotta, Arsenal che è tornato, sta facendo molto bene, Tottenham come abbiamo appena detto, Leicester che sta deludendo perché si trova solamente in undicesima posizione, poi c'è l'Everton, e tra l'altro c'è il Brighton che non credo che potrà andare tanto avanti, però sta facendo bene, e poi c'è il Wolverhampton che è un grande ritorno dopo l'altra stagione veramente molto brutta, molto negativa. E quindi capisci che secondo me questa squadra non arriva in Champions League, questa Tottenham. Io vedo in Champions League Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester United. Poi vedo West Ham e Tottenham forse in Europa League e l'Arsenal in Conference, possiamo dire. Sì, io la vedo un bisogna po' così. Anche vedere se a gennaio magari faranno qualche investimento, anche perché comunque va detto anche che, come dici tu, cioè l'adattamento allo stile di gioco di Conte non sarà neanche facile, visto che comunque stiamo parlando di un modulo diverso, perché Conte, ricordiamo, è solito usare il 3-5-2. Tra l'altro si parla tanto, a proposito di acquisti Tottenham, si parla tanto di Kessié, che dopo il Milan potrebbe approdare alla squadra di Londra. Tra l'altro si è già sentito la gente con quei dirigenti del Tottenham, non sono neanche più tanto voci di corridoio perché sono confermate, però non si è ancora ovviamente trovato l'accordo. Si parla comunque di 10 milioni a stagione. Quindi sì, secondo me questo Tottenham il primo anno non potrà fare un granché, però comunque a me non, secondo me non era un brutto lavoro quello di Espirito Santo fino ad adesso. Ci sta però ovviamente prendere Conte, che è un allenatore migliore. Hanno fatto sicuramente un aggiornamento come poteva essere la Roma. Fonseca a me non dispiaceva, adesso mi arriveranno dei commenti negativi dei tifosi romanisti, però Fonseca tutto sommato non mi dispiaceva neanche troppo, non era terribile. Però quando vedi il gioco che ha con Mourinho è un'altra storia, secondo me, cioè è un grosso miglioramento per la squadra. Va bene, allora io passerei all'ultima notizia di cui tratteremo oggi, ovvero che Xavi, domani, cioè oggi quando voi sentirete il video, potrebbe arrivare l'ufficialità di Xavi, nuovo allenatore del Barcellona. Sembrerebbe che finalmente l'accordo tra Barcellona e Al Sadd si sia trovato. L'Al Sadd guadagnerà 5 milioni dalla, si può dire, cessione dell'allenatore, che passerà subito al Barcellona. E che dire, in Qatar Xavi ha fatto molto bene, ma misurarsi nella Liga e in una squadra come il Barcellona, con i problemi che sta attraversando, è una cosa totalmente differente, ma secondo me può fare bene, anche se per il primo anno non vedo il Barcellona capace di fare grandi cose. Secondo me lotteranno fino alla fine per provare a prendere un posto in Champions, ma non potranno fare di più. E per me il posto in Champions forse potrebbero anche trovarlo, però ho abbastanza fiducia in Xavi, un Barcellona che perde Messi però ritorna a Xavi. E secondo me Xavi far scattare qualcosa, far scattare una scintilla in questa squadra, riportare un po' di fiducia in una squadra che ultimamente non riesce ad andare oltre all'1-0 con la Dinamo Kiev, per fare un esempio, che insomma qualche anno fa li avrebbero arati nel vero senso della parola. E secondo me comunque questo Barcellona doveva trovare, è stato giusto l'esonero di Koeman, per quanto insomma i risultati non fossero scandalosi, però ovviamente è una scommessa Xavi,
Però del resto, chi vai a prendere se adesso esoneri Koeman? Chi andavi a prendere? Zidane dal Real Madrid al Barcellona? Non so. E Conte, che ormai era già andato praticamente al Tottenham. Veramente, veramente non so. E non so se sarà una mossa giusta. Questo mi chiedo, è una cosa che mi mette abbastanza così È in un dubbio. rischio, è È un... un molto... soprattutto a Sì. stagione in corso. Sì, per fortuna che è appena iniziata, possiamo dire. Però adesso cambiare il gioco della squadra totalmente, perché abbiamo visto il gioco di Xavi, che è un gioco molto spettacolare, se l'ha fatto in Arabia, in Qatar, con quella squadra lì, perché non potrebbe farlo anche con il Barcellona? Poi bisogna vedere, perché le avversarie mi sa che non sono proprio le stesse. Allora, adesso direi che prima di chiudere il video rispondiamo un attimo alle domande che ci sono arrivate sotto il nostro ultimo video. Se non l'avete visto, vi ricordiamo di andarlo a recuperare. Comunque, Samuele Angelo Tozzi ci ha fatto tre domande. Adesso vedremo di rispondergli a tutte e tre. Partiamo dalla 1. Godin è un giocatore finito? Può ancora giocare ad alti livelli? Secondo me, parto io a rispondere. Godin. Diciamo che ha avuto una parabola discendente un po' troppo netta, perché è passato nel giro di 2 anni a giocare da capitano nell'Atletico Madrid, da capitano e titolare, a giocare nel Cagliari, ultimo in classifica in Serie A e pieno di anche con molti problemi fisici, lo stesso Godin. Secondo me è un giocatore che può fare ancora molto bene, potrebbe tranquillamente essere un rincalzo d'esperienza per una squadra di alta classifica o comunque fare il titolare in squadre magari del livello un po' più alto del Cagliari, perché il Cagliari sta veramente faticando, però va anche detto che non è più lo stesso Godin di 2 anni fa e che ha anche più problemi fisici. Intanto, Camel, partiamo dal presupposto che gli uruguagi non si criticano. Giusto. Partiamo da questo presupposto. Perché Adani, il filosofo del calcio, direbbe che Godin è il più forte difensore centrale della storia. Poi, però, visto che noi non siamo le Adani, possiamo fare anche insomma, una critica. Io non è che voglio fare critiche, ovviamente gli anni ci sono, anche se sono solo 35. Quindi vediamo Ibra, vediamo Ronaldo che sono più vecchi, eppure non hanno questi problemi qua. Però tutto sommato io l'ultima stagione in cui l'ho visto, perché sinceramente col Cagliari non l'ho mai visto giocare, sinceramente non so nemmeno le sue prestazioni come siano, non so se le sai tu Francesco, come gioca, cioè quando gioca bene o non gioca bene? Va un po' a momenti, perché ormai l'età avanza. Io l'ultima volta che l'ho visto giocare era 2019-2020 con l'Inter. E io mi ricordo un difensore tutto sommato che aveva iniziato male, però che dopo, verso la fine, era stato anche uno degli artefici un po' della finale di Europa League, perché aveva fatto delle grandi prestazioni alla fine. E certo, adesso De Vrij e Skriniar sono una coppia difensiva pazzesca, quindi ci sta che l'abbiano mandato via. Poi hanno comunque alternative a bastoni, quindi non aveva senso tenerlo. Però comunque, secondo me è un giocatore che non può dare più tanto, non può essere rilanciato in un'altra squadra forte. Però se il Cagliari dovesse essere retrocesso, non lo vedrei in Serie B. No, Dovrebbe assolutamente. andarsene. Comunque passiamo alla domanda numero 2. Allora ho visto. Faccio questa piccola correzione. Samuele Angelo Tozzi ci ha fatto 6 domande. E noi, come gli abbiamo già risposto, cioè, risponderemo a queste domande un po' gradualmente, perché 6 domande sono un po' tante. Ne facciamo tre oggi e tre nell'altro video, dai, del Sì, lunedì. esatto. Allora, domanda numero 2. Immobile è sopravvalutato o è troppo sottovalutato? Secondo me, Immobile è tra i migliori attaccanti che ci siano in generale, parlando in generale di attaccanti nei top campionati europei. È stato un po' troppo criticato, secondo me, per le prestazioni non brillanti nell'Europeo, perché diciamo che
resta un grandissimo attaccante, anche se ultimamente sta avendo anche qualche periodo sottotono, ma alla fine il gol lo riesce sempre a trovare. E infatti stasera Immobile ha anche superato il record di Silvio Piola ed è diventato il giocatore con più gol della storia della Lazio. Quindi secondo me Immobile è un attaccante, infatti non è poco, secondo me è un attaccante fortissimo. La gente che lo critica magari per l'europeo, che senza dubbio non ha fatto un buon europeo, però criticarlo solamente per quell'europeo è troppo, perché Immobile resta un grandissimo attaccante a mio modo di vedere. Allora, se ci chiedono sopravvalutato o molto sottovalutato, io ti dico nessuno dei due. Non è sopravvalutato, perché i numeri parlano chiaro, non può essere un attaccante sopravvalutato, però non è nemmeno sottovalutato, secondo me. È giusto, secondo me, quando fa le sue prestazioni incredibili, cioè quando vuole, come quell'anno dei 36 gol in cui ha eguagliato Higuain, che poi dicono quei rigori, è indifferente, però anche i rigori ha fatto tirare. Comunque ha fatto 21 gol su azione, quindi rigori o non rigori, 21 gol su azione in un campionato non sono neanche così pochi, ecco. Esatto, e poi i rigori bisogna saperli segnare, insomma, infatti. Se li segni tutti vuol dire che sei anche bravo. Poi, quindi non può essere sopravvalutato e sottovalutato, perché i numeri parlano chiaro. Però questo non toglie, come hai detto tu, che l'europeo sia stata una brutta vetrina così per lui, perché insomma non ha fatto vedere grandi cose, ma non credo che un europeo possa cambiare totalmente il giudizio di un giocatore. Quindi per me lui rimane un grande attaccante. Quest'estate ha avuto il suo momento, no, ma per me è un grande attaccante. E si sta già rifacendo in campionato. Appunto, 9 gol in 10 partite, quindi, e 2 assist, dir niente. E quindi sì, dai, per me è un grande attaccante. Allora, passiamo alla terza domanda, ultima a cui risponderemo in questo episodio. Secondo voi Koeman in quale squadra allenerà? Allora, questa è una domanda molto difficile, perché stiamo parlando di un allenatore che è un buon allenatore, però prima del Barcellona la panchina più blasonata che ha avuto, a parte l'esperienza con la nazionale olandese, è stata l'Everton. Quindi stiamo parlando di un allenatore comunque molto bravo, ma secondo me quando ripartirà da panchine a livello magari di, per fare degli esempi, poi non sto dicendo che andrà in quelle squadre, ma per fare esempi, squadre che lottano per qualificarsi in Champions, quindi non squadre che invece lottano, ambiscono a vincere trofei internazionali, perché comunque stiamo parlando di un allenatore che non ha fatto neanche così tanto bene a Barcellona, per cui secondo me non avrà una grande chiamata subito. Infatti Samuele Angelo Tozzi ci ha scritto che secondo lui andrà alla Juventus Koeman. Io non penso, a meno che Allegri non dovesse fare proprio un disastro che lo porti all'esonero, ma secondo me Allegri non sarà esonerato proprio per una questione dello stipendio altissimo che prende e anche per la durata del contratto. Sì, bisogna lasciarlo lavorare molto probabilmente. Poi non, secondo me, io sono della stessa idea, Koeman è bravo ma non è un allenatore da top club, secondo me. Tranne il Barcellona abbiamo visto prima 2 anni con i Paesi Bassi, con l'Olanda, che poi quando è andato via ha iniziato a macinare, perché adesso l'Olanda è una grande nazionale. Prima con lui io non ricordo grandissimi risultati, in realtà. No, in realtà è lui che ha iniziato a portare i grandissimi risultati, poi... Però dopo se n'è andato e l'europeo è andato ancora meglio. No, l'europeo è andato male. Vabbè, l'europeo sì, però l'Olanda secondo me... Sì, si sta rialzando adesso. Però fossi stato Koeman, ok, è arrivata l'offerta a Barcellona, ma è brutto andarsene via un anno prima di un europeo, quando ormai la squadra ha trovato gli automatismi con te. Secondo me l'Olanda di Koeman avrebbe potuto fare molto bene all'europeo e non uscire agli ottavi, che poi anche De Boer non fece tutto sto lavoro malvagio, però agli ottavi di finale la partita contro la Repubblica Ceca è stata giocata veramente male. Forse
tranne Everton, Southampton, vediamo nella sua carriera, insomma, Everton, Southampton, Feyenoord, AZ Alkmaar, squadre così, Valencia, non grandissime, cioè squadre storiche, sì, per l'amor di Dio, ma non top club europei, internazionali. E l'unico che vedo è l'Ajax, insomma, quindi dove non è stato 4 anni, sì, ovviamente è dal 2001 al 2005, sinceramente i suoi anni all'Ajax non me li ricordo, non so come abbia fatto, però comunque è inevitabilmente un bravo allenatore, però forse non abbastanza per un top club. Va bene, allora direi che per questo episodio abbiamo terminato. Sì, quindi mi fa strano perché devo fare io questa volta. Ale sa tutta la tiritera con tutti i nomi. Vabbè, seguiteci qua su Anchor, su Spotify, su Apple Podcast. Ci trovate veramente dappertutto. Se Franz, tu non hai niente da dire. Ah, seguiteci anche su Instagram e Twitter, visto che giusto, te ne sei dimenticato. Eh sì, scusa, non sono abituato. Quindi per questo episodio è tutto. Da Tiziano e da Francesco è tutto. Immergiamoci.